Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo numero della One Piece Collection di Hachette. Oggi è il numero 25, Rob Lucci, che come sempre vi avevo già annunciato sui miei social, mi raccomando, ve li lascio qui sotto. Andate a lasciare un bel pollicione se volete essere sempre aggiornati ogni volta che arriva un numero in edicola. Peraltro a proposito di questo ci tenevo a dirvi che vi sarete resi conto che abbiamo fatto una pausa perché sono usciti i Sogeking e Rufy del Vecchio Mondo che non volevo prendere, ve l'avevo già detto proprio dall'inizio della collezione e di conseguenza abbiamo fatto una pausa. Ma nonostante questo io sui social vi avviso sempre, anche quando un numero non lo compro, quindi sicuramente può essere molto utile per voi perché vi lascio sempre aggiornati. Peraltro il prossimo numero stavo vedendo è Zoro, anche lui del Vecchio Mondo, quindi faremo un'altra pausa perché i personaggi, insomma la ciurma di Rufy del Vecchio Mondo, non volevo prenderli doppioni, mi piacevano molto di più quelli che abbiamo già visto del Nuovo Mondo e quindi lascerò soltanto loro. Ragazzi, ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicione in su, mi raccomando iscrivetevi al canale e inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist di One Piece Hachette dove potete trovare tutti quanti i numeri che abbiamo fatto finora. Dunque, ci spostiamo finalmente, andiamo ad aprire Rob Lucci. Ok ragazzi, pronti via, andiamoci ad aprire l'uscita numero 25, eccolo qua, Rob Lucci, un personaggio che è stato un po' abbandonato per tantissimo tempo, ma senza farvi spoiler, perché insomma per vedere che cosa è successo a questo personaggio dovete andare molto molto avanti, superare la saga di Kaido, ma vi assicuro che Rob Lucci tornerà a far parlare di sé, ok? Quindi senza farvi troppi spoiler. Comunque, nome Rob Lucci, età 28 anni, funzione assassino agente segreto, organizzazione CP9 o la Cyberpool 9. Allora, come vi ricorderete sicuramente, questa è la CP9 che appare sull'isola di Franky, no? Quell'isola che poi assomiglia, dobbiamo dirlo, molto a Venezia, è un'isola molto in stile Venezia. E come di certo vi ricorderete, il suo potere è quello appunto di potersi trasformare in un ghepardo. Lui è a frutto Zozo, che in questo caso si chiama Felis Felis, devo essere sincero, non me lo ricordavo, l'ho letto. Comunque appunto lo trasforma in questa versione molto molto minacciosa, eccolo qua. Allora, adesso vediamo il prossimo numero, Zoro. Allora, come vi stavo raccontando, ragazzi, la mia intenzione non è quella di ripetere nuovamente i personaggi della ciurma di Rufy, soprattutto non ripeterli nella versione del Vecchio Mondo, che per quanto mi riguarda, dai ragazzi, ormai è abbastanza superata. Abbiamo già collezionato tutta la ciurma del Nuovo Mondo, quindi come abbiamo saltato Sogeking e Rufy, salteremo anche questo Zoro. Poi non so i prossimi numeri, ma immagino, raga, che probabilmente la pausa che faremo sarà bella lunga, perché io credo che se non tutti di fila, ma almeno uno sì e uno no, saranno di nuovo Nami, Chopper, Nico Robin, insomma Sanji, e quindi andremo a ripetere tutti questi personaggi. Allora, andiamo ad aprire il nostro Rob Lucci, che devo dirvi è molto piccolino, sicuramente una delle figure più piccole che abbiamo visto, sembra quasi una ragazza, insomma è esile, quasi come Nami e Nico Robin che abbiamo visto negli scorsi episodi. Però devo dirvi che era fatto molto bene. In edicola ce n'erano tre di questi personaggi, io ho scelto lui, che alla fine, ragazzi, erano praticamente tutti piuttosto in linea. Allora, il viso è stato colorato molto bene, come sempre. Vedete gli occhi come sono ben delineati. La stessa cosa la possiamo dire per il sopracciglio e anche per la barbetta. Vedete il pizzetto che ha sul mento. Buona anche la colorazione della cravatta, così come il fazzoletto all'interno della tasca. Devo dirvi che comunque non c'era moltissimo da sbagliare. Rob Lucci fondamentalmente è un personaggio che possiamo dire abbastanza semplice, sicuramente poi nella sua versione umana. Vedete, ha questo vestito molto elegante, sembra quasi insomma il vestito di Sanji, è una sorta di frac. Poi abbiamo le scarpe lucide, questa è una cosa che come sapete mi piace sempre molto distinguere il nero del vestito dalle scarpe, perché innanzitutto è molto realistico e poi è proprio molto bello da vedere. Poi andiamo a guardare i capelli, che sono stati scolpiti abbastanza bene. C'è anche questo laccetto color d'oro che appunto tiene la coda dei suoi capelli ricci. Vabbè, poi il cappello a cilindro, molto classico per questo personaggio. Si regge in piedi tranquillamente, sì dai, abbastanza, però noi lo mettiamo nella sua basetta così stiamo sicuramente più tranquilli. Poi mettiamo, come facciamo sempre, vicino il primo numero della collezione, eccolo qua, Rufy e Lucci. Sono, vedete, tutti e due molto molto piccolini, sicuramente Lucci risulta un pochino più alto, ma
sicuramente due figure molto esili allo stesso modo. Ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuta questa figure, se avete deciso di prenderla, perché insomma, come sempre, mi interessa tantissimo poterne parlare con voi. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like che si trasforma in ghepardo come il nostro Lucci. Mi raccomando, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se avete preso anche voi questa figura e se state continuando la collezione. Lasciatemi sempre un bel commentino qui sotto. Come vi stavo dicendo, la settimana prossima, fra 2 settimane, uscirà Zoro che non prenderemo, quindi sicuramente faremo una pausa, poi vediamo un po' il prossimo numero. Comunque vi ricordo di seguirmi sui social perché vi terrò sempre aggiornati. Qui da Visio e da Rob Lucci è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao.